Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Olicraft. Questa è la seconda volta che registro questo video per Olicraft perché ieri per errore ho cancellato tutti i file dal PC e quindi non sono riuscita a recuperare alcun file, a parte la parte finale dove vi mostro la creazione finita, però non era giusto nei confronti di Olicraft presentare soltanto quel piccolo spezzettone di un minuto e passa, quindi adesso per fare le cose giuste e oneste vi rigiro nuovamente il video, quindi andrò di nuovo a utilizzare gli stampi di Olicraft, così vi mostro le parti diciamo iniziali del video. In pratica avevo realizzato delle graziosissime pandorelle, poi in quel video vi mostro cosa ho creato con quelle le prime pandorelle. Adesso andrò a cambiare colore, quindi infatti sono sporchi perché già l'ho utilizzati, andrò a cambiare colore così vi mostro altre varianti di come possiamo utilizzare questi elementi in resina. Avevo realizzato queste pandorelle sfaccettate sia grandi che piccole, ovviamente blu e gialle come si può notare appunto dei colori. Adesso andremo a realizzarli in altri colori così vi mostro cosa possiamo creare oltre alla creazione già creata per il video precedente. Questi erano in parte alcuni stampini presi dal sito di Olicraft. Per chi si fosse perso il video dell'unboxing ve lo lascio qui nella i di informazione. Vi faccio una rapida carrellata di tutte le cosine che ho preso dal sito, davvero tanti stampi interessanti. Avevo preso tutti questi stampini, diverse forme, ci sono i quadrati, ci sono gli ovali, ci sono davvero tante tante forme, sia sfaccettate e sia non. E poi avevo preso anche questi stampini, aspettate che vi tiro fuori dalla busta, avevo preso anche questi stampini davvero interessanti e magari questi li vado a utilizzare prossimamente, davvero molto carini. Comunque ve li mostro velocemente. Ho preso tutti questi stampini qui, questi sono un po' più morbidi rispetto a questi qua. E poi avevo preso anche, oltre al tappetino, che ovviamente è zozzissimo, oltre al tappetino che è utilissimo, questo era un set con tappetino e poi vi davano anche queste pipette, queste cosine per girare la resina, c'era anche il contenitore questo qui in silicone che sono davvero utilissimi per andare ad inserire la resina all'interno senza utilizzare bicchierini di plastica. E poi avevo preso anche queste decorazioni che vanno bene anche per la nail art, però vanno benissimo anche per la resina. Vedete diversi tipi di decorazioni, formati diversi, ci sono i cuoricini, i diamantini, sono davvero molto carine, tutte colorate e carinissime da utilizzare con la resina. Quindi niente, adesso vi vado a miscelare la resina. Le avevo realizzate in resina UV, quindi adesso vado ad utilizzare di nuovo la resina UV e come resina avevo appunto utilizzato questa qui della Reschimica. Avevo utilizzato sia questa qui che appunto quella Crystal e avevo utilizzato anche questa qui che è appunto sempre della Reschimica, però è in colore white. Come colori avevo utilizzato questi qui presi sempre dal sito della Reschimica, che sono i Resin Art, che sono dei colori davvero molto intensi, cioè il colore è bello bello pieno e brillanti. E quindi niente, vado a miscelare la resina in queste ampolline, un'ampollina così di silicone, e poi andiamo a sperimentare. Rieccomi, ho creato questo rosa e questo verde molto tenue e adesso con il rosa vado a realizzare due pandorelle sfaccettate e con questo verde vado a realizzare due cubetti sfaccettati. Ho versato la resina negli stampini ed eccoli qua, ho versato tre pandorelle e tre cubetti. Prima di inserire tutto in lampada, io sinceramente attendo qualche minutino, questo perché così le bollicine vengono tutte quante a galla e poi ogni tanto prendo lo stampo e faccio questo movimento, in modo che se c'è qualche bollicina viene a galla e posso tranquillamente farla scoppiare con l'accendino. Vedete, qui sono venute a galla alcune bollicine e adesso con l'accendino le vado a scoppiare, quindi attendo un altro po' in modo se ci sono altre bolle vengono a galla.
Questo passaggio qui non l'ho visto sinceramente in altri video di creazione, quindi io vi consiglio di fare molta attenzione quando versate appunto la resina all'interno dello stampo e di stare sempre molto puliti. Infatti non so se vedete, ma anche se combino enormi pasticci quando vado a collare la resina, tendo sempre a pulire il tutto in modo dopo da non dover modificare tantissimo le creazioni in resina sfornate appunto dalla lampada UV. Quindi niente, attendo qualche minutino e poi le infilo in lampada per 2 minuti. Andiamo a scoprire questi qui. Non ci riesco. Li tolgo dallo stampo e ritorno da voi. Ed eccole qua. Perdonate il rumore, ma tira un vento pazzesco. Queste sono le tre, ovviamente devo limarle qui in superficie e queste invece sono le pandorelle, stesso discorso, devo limarle e ovviamente lucidarle. Davvero molto carine. Qui c'è un piccolo eccesso che adesso vado a togliere con il Track Life. Quindi vado a rifinire la parte, quel piccolo pezzettino. Ok, perfetto, ho tolto anche l'eccesso. Adesso vado a limare questi qui, posso farlo anche con una semplice lima, ma volendo posso farlo anche con questi perché all'interno escono diverse punte, vedete? Sia per lucidare, sia per incidere. Davvero molto interessante. Poi vi farò una recensione appena lo testo meglio, lo utilizzo, così vi dico anche la mia esperienza. Vado a prendere questi cubettini e vado a limarli leggermente per togliere appunto l'eccesso e poi ovviamente vado a lucidarli con della resina trasparente con un leggero strato e poi li catalizzo di nuovo in lampada. Una volta limati prendo un po' di resina ovviamente trasparente e vado ad inserirla qui sul bordino con un pennellino. E adesso in lampada. Prendo un po' di resina trasparente ed eccola qua. Nel frattempo, se sentite rumori, è perché qui c'è un vento pazzesco. Aggiungo un po' di resina trasparente qui sul bordo, giusto un velo, e poi vado a mettere la coppetta in questo modo. Questo passaggio vado a farli da entrambi i lati per andare a fissare le coppette in metallo e ovviamente inserisco tutto in lampada. Ed ecco qui le pandorelle terminate. Vedete, ho messo le coppette sia sopra che sotto e questo è il risultato. Sono davvero carinissime, io le adoro. Ovviamente con queste pandorelle e con questi cubetti andrò a realizzare una creazione e ve la mostro e poi a fine video vi allego anche lo spezzone di filmato che si è salvato dell'altro video. Ed ecco qui cosa ho creato appunto con la pandorella. Ho realizzato questo graziosissimo angioletto, ho preso un chiodino in acciaio, ho inserito il cipollottino, la pandorella, un altro cipollottino crystal, sono davvero quelli piccini da 2x2 mm, poi queste alucce in metallo che erano lì nel cassetto da anni, un cipollottino verde e poi questo distanziatore con gli strassini a mo' di coroncina e questo andrò ad aggiungerlo a una borsa. Adesso vi mostro cosa ho realizzato con le altre pandorelle. Questo è quello che ho realizzato appunto con le sferette realizzate con gli stampi di Hollycraft. Mi sono divertita a giocare e realizzare questo bracciale, davvero molto carino, ho aggiunto dei cipollottini e poi con un chiodino ho fissato il tutto e poi con questa catena in alluminio ho creato queste tre onde. Davvero molto carino questo effetto, trovo che sia un bracciale davvero particolare e carinissimo, sicuramente diverso dal solito, quindi mi andava di creare qualcosina di particolare come in questo caso. Ve lo mostro anche indossato ed eccolo qua. Ed è davvero davvero carinissimo. Ovviamente devo agganciarlo,
Però questo è il risultato. Mi piace davvero tanto. Volendo si possono realizzare anche delle collane, creando appunto questi giochi con queste catene in alluminio. Vedete, ho aggiunto anche anellini verdi, perché questo qui è un giallo tendente appunto al verde. Poi ho aggiunto questa catena in questo modo. Niente ragazzi, il video termina qui. Spero che sia stato di vostro gradimento questa idea creativa. Volendo le pandorelle possiamo realizzare qualsiasi altra cosa, anche a parte gli elementi per delle collane, possiamo anche realizzare degli orecchini. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!